Io spazio. E io? Sì, ho finito di litigare con l'operatore telefonico del nostro ospite. Rischiavamo una causa multimilionaria per un'attesa di 20 secondi. Sì, allora stasera alla terrazza del Palazzo dei Congressi all'EUR, qui a Roma ovviamente, all'interno della seconda edizione della rassegna La Terrazza delle Arti, va in scena Personaggi. Protagonista della serata, che peraltro chiude la rassegna di spettacoli che ci hanno tenuto compagnia per tutta l'estate, e ovviamente ci sono stati grandi nomi della commedia italiana e abbiamo avuto ospiti un sacco di artisti. Eh sì, l'abbiamo promossa molto questa iniziativa, è veramente molto molto bella. Ecco appunto, il protagonista di Personaggi è Max Giusti e io sono contentissima di averlo qui al telefono con noi. Ciao Max. Ciao Max. Buon pomeriggio, ciao a voi, buon pomeriggio. Ben arrivato, devi sapere che... La grotta. Devi sapere che ho combattuto con le unghie e con i denti contro il tuo operatore telefonico e mi rispondeva sempre. Sì, si stava lasciando anche andare a commenti poco eleganti, ecco. No, non è vero. Soprattutto perché stavo dormendo, quindi Brava Alessia, ecco, vedi. Tale quale stamattina le prove di questo spettacolo ho dovuto dire un paio d'ore, se no non ce la facevo, sono a letto alle 3:30, svegliato alle 9. Non era possibile salire sul palco. Un giusto momento di recupero, mettiamola così. Ho provato a dormire un'oretta e mezza, ma l'adrenalina non mi ha aiutato tanto, dico la verità. E Alessia ha finito di fare il quadro, esatto, rompendoti le scatole praticamente. Vabbè, non potevo saperlo, scusaci Max. Allora, iniziamo proprio da questo spettacolo, Personaggi. Cosa si deve aspettare il pubblico stasera? Che tipo di spettacolo è? Ma guarda, questa sera il pubblico si può aspettare di tutto, perché in realtà stasera si chiude il tour di Personaggi, un tour che è stato uno spettacolo un po' speciale, nel senso che ha debuttato quest'inverno all'Auditorium della Conciliazione, ha girato tutta Italia e è uno spettacolo particolare, perché è un spettacolo dove festeggio 30 anni di carriera. Allora, sono fortunato perché è iniziato molto giovane, ne avevo 16, quindi alla fine e quindi stasera si chiude, ma essendo un po' anche probabilmente anche l'ultimo sabato così caldo, ho pensato di personalizzarlo molto stasera. Si parla della stasera, ma all'Euro parleremo dell'Euro proprio per iniziare e poi si va, insomma sarà veramente una grande festa e non mancheranno alcuni dei personaggi, perché dopo tanti anni sono tornato a fare i miei personaggi anche in teatro, cosa che facevo veramente in TV. Ne ho portati un po' con me in tournée, insomma, dopo 8 anni quest'anno. Max, nello spettacolo parti proprio dall'imitazione dei tuoi genitori, che sono a loro modo anche dei personaggi della tua vita. Oggi... Sì, ma non sono proprio così come li faccio sul palco. Cosa non si fa per ottenere consensi, siamo proprio brutte persone. Diciamo, hai colto qualcosa dai tuoi genitori, allora mettiamolo in modo un po' più edulcorato. Le anime sì. Poi è normale che un po' di forzature, cioè anzi parecchie forzature, però sai, quando racconti le cose in prima persona coinvolgono molto di più e poi ho detto, lo spunto è vero, è proprio da quelli originali, ma non sono così come li faccio io in verità. Guarda, noi... gli chiedo scusa anticipatamente ogni volta. Noi oggi parlavamo in puntata proprio delle bugie che i genitori ci hanno rifilato quando eravamo piccoli per farci stare buoni o per cercare di farci comprendere certi concetti che quando sei piccolo non sono così raggiungibili. A te che bugie ti dicevano i tuoi? O che bugie poi gli hai detto tu? Ma guarda, senza dubbio erano quelle che erano due invece di andare in bestia. Uno perché ero molto ghiotto e lo sono tuttora, e quindi mi dicevano no, il ristorante è chiuso, non ci puoi andare. E l'altro invece imbestialire, quando andavi nel negozio di giocattoli, e tipo mia nonna, poi i miei ne avevano anche uno in realtà, però quando andavo fuori magari nel negozio di giocattoli, è stato mia nonna, tipo no... Ma io volevo questa nonna, no, il signore ha detto che non lo vende, non è vero, il signore si apposta per venderlo, lo vende griglio, no? Questa me la godiamo di più, ecco. Senti Max, Charles Caleb Colton, è uno scrittore britannico a cavallo tra il 700 e l'800, diceva che l'imitazione è la più sincera delle adulazioni. Sei d'accordo con questa affermazione e che cosa ti spinge magari a scegliere un personaggio piuttosto che un altro? Ma guarda, a me l'imitazione in sé non piace molto, anche se adesso facendo tale quale mi sto divertendo, perché scusate la voce, ma proprio per tale quale vi stanotte. Per esempio tale quale no, ti diverti, ma fai un personaggio, cerchi di farlo più simile possibile. Ed è anche un gioco molto divertente, però secondo me se uno viene a teatro a vederti non è sufficiente.
no? Perché comunque imitare fedelmente uno può, in un grande show come tale quale fa la differenza, perché tu vedi 12 personaggi dello spettacolo con mansioni, carriere completamente diverse, che là cercano di diventare qualcun altro al servizio di chi poi lo vede, no? Che a volte facciamo delle figure così barbine, a volte facciamo delle cose molto belle, a volte vengono così così, ma diventa un formato televisivo coinvolgentissimo. Io normalmente, e lì mi diverto molto a farle, però se vieni a teatro a vedermi, oppure quello che amo di più fare sono più le parodie, cioè nel senso far diventare quel personaggio famoso lo strumento per poter dire delle cose, o anche semplicemente a volte per quelli più leggeri dare la mia versione di quel personaggio, capito? Però lì non me ne frega granché se gli somiglio troppo o poco, quello che mi piace sono le situazioni che metto su. È quello che dicono questi personaggi, insomma. Guarda, il tuo Lotito è una delle cose che mi è rimasta più impressa, cioè io mi sentivo male quando imitavi Lotito, stavo veramente guardavo quelli che il calcio, perché poi era lì, insomma, il teatro da dove lo esponevi, ed era una cosa eccezionale. Soprattutto, beh, allora vieni, sai, stasera alle terrazze che ci sarà, eh. Guarda, ci sarà, il dettaglio che più mi faceva morire era quella bocca aperta in attesa della replica di chi ti parlava. Quella era un dettaglio quello eccezionale. Quello è lo tiro, esattamente. Io l'ho beccata in una serie di inquadrature che facevano quando lui stava allo stadio a vedere le partite, oppure quando un po' diffidente, perché a metà tra il diffidente e l'annoiato, o un telefono in stand-by, no? mi diverto tanto, perché io poi divento una terza entità quando faccio quei personaggi. Cioè, quello che vedi non è né me, né Lotito, ma un qualcosa che io immagino che prende vita per qualche minuto o qualche ora. Senti, passando un po' dal sacro al profano, perché alla fine sto per mescolare o Lotito... O dal profano al sacro, o forse. Dal profano al sacro, in questo caso, perché sto per mescolare Lotito con Papa Francesco, quindi diciamo due entità su due livelli un po' diversi. Comunque, appunto, beh, tu l'hai... nel livello amministrativo hanno fatto bei tagli tutte e due. Sì, questo è verissimo. Questo è verissimo. Tu hai avuto modo di incontrare il Santo Padre proprio nella presentazione di Ricordi di Scuola, nel Maxi Raduno, sì, appunto. Poi sono tornato, anche 4 mesi dopo l'ho incontrato, ho fatto uno spettacolo sempre per lui in Sala Nervi. E com'è andata? Com'è stato l'incontro? Ah, molto bello, me l'ho fatto per la Federazione Italiana Tennis, lui è arrivato, dopo proprio Georg che mi ha salutato con le spalle e mi ha detto... Stiamo cominciando a vederci un po' troppo spesso. È una persona, è bello questo Papa, forse proprio perché è una persona, ma forse è un po' riduttiva come aggettivo persona. È qualcosa di bellissimo sto Santo Padre, perché forse è la persona giusta nel momento giusto, no? Quello che avremmo voluto poi in una fase come questa, almeno parlo per me. E forse... Quindi è molto emozionante e la sua aura intorno la respiri tutta. E dicevi forse è giusto proprio perché è una persona, finalmente c'è un contatto sì. Concreto quasi, anche se uno ma non lo incontrerà mai. Perché chi aveva Ratzinger che non andava? Era un po' più, diciamo, ecco. Ma guarda, io ho avuto modo di parlare poi con, stando molte ore in Vaticano, quando vai a fare queste cose, a volte fai delle prove, oppure arrivi prima anche al mondo di sicurezza, ma parlando con molte persone che lavorano proprio nello Stato Pontificio, mi raccontavano che in realtà anche Ratzinger era una persona squisita. Il problema è che essendo un teologo e aveva assolutamente un altro carattere, era molto meno comunicatore, risultava molto più austero, molto più freddo, e però una figura come quella del Papa oggi nei tempi moderni, se non ha la dote della comunicativa, comunque un po'... Ormai viviamo nell'era dei social, ormai la gente commenta addirittura se ti tagli le unghie o meno, se è un personaggio conosciuto, quindi non è sicuramente facile arrivare ai cuori di tutti, ma Manetta comunque era veramente un grande Papa anche lui. Max, in un'intervista che hai rilasciato a Daria Bignardi alle Invasioni Barbariche, sì, hai detto la radio sì. Non viene temuta dagli artisti, in radio ci vengono tutti ed io riesco a contaminarmi con artisti che altrimenti in TV non riuscirei ad incontrare. Verissimo. Però molto spesso in radio, e tu ne sei un esempio, ci sono proprio le persone che fanno anche televisione. Ah beh, ma sì, ma quello viene fatto perché, sai, ma durano poco, a meno che non amino la radio. Io ho fatto 5 anni di Supermax andando in diretta con uno show tutti i giorni, stando fino alle 7 a scrivere e a provare la roba. Quelli che lavorano in televisione difficilmente lo fanno così tanto, devi amarla la radio. Io non faccio mai una distinzione tra radio, televisione, teatro,
cinema, commedie musicali, one man show. Se guardi il mio curriculum, probabilmente sono l'unico in Italia ad aver fatto tutte queste cose. Magari le ho fatte tutte male, eh. No, assolutamente, Max. Però devi amare qualcosa. Secondo me la radio è l'unico mezzo di comunicazione che nell'era social non ha perso, anzi ha guadagnato. Mentre la TV si svuota di ascolti, la radio, anche perché poi, come ti posso dire, anche i tablet, gli smartphone sono comunque mezzi di divulgazione radiofonica, anche i computer, ok? Mentre la televisione tende a perdere, perché uno va sui canali digitali a trovare una cosa su YouTube piuttosto che adesso Netflix o quello che sarà. La radio è un mezzo più antico di quelli di comunicazione, ma per assurdo è rimasto molto più moderno di altre sue diramazioni. E pensi che, la, per esempio, noi siamo ovviamente una web radio, no? E pensi che il futuro sia la web radio o la FM? Ma quello che sarà il futuro, guarda, io ho visto così tante, io sono vecchio, ho visto così tante cose cambiare. Se tu pensi al discorso di Steve Jobs, io ero già vecchio quando l'ha fatto, e ancora c'era il mega discorso dell'iPod che ha rivoluzionato completamente il modo di fruizione della musica, facendola arrivare a tutti e rovinando moltissimi professionisti del mondo musicale, perché anche dall'altra parte va detta, le case discografiche alla fine non vendono più. Se tu vedi quante persone avevano le case discografiche, adesso stanno a spasso, vanno anche i lavori. Vi siete mai chiesti perché in tutti questi anni non si erano mai visti così tanti artisti live? Vengono tantissimo quei dischi, adesso se non fanno live muoiono di fame. Quindi tutto cambia, molti ci guadagnano, altri ci perdono, non possiamo fermare la corsa del tempo. È difficile essere sempre pronti. Ad esempio, ho difficoltà a rapportarmi con i social, ho difficoltà a lavorare col tablet, mentre che ti posso dire, cioè, mi fermo all'iPad. Però capito quanto mi rivedo nelle tue difficoltà, Max. Guarda, sei puoi andare a braccetto con Giacomo. Parlo con l'iPad ci lavoro, e col Mac ci lavoro ancora meglio, insomma. Ah, mi aspettavo che dicessi col Mac ci mangio. A 47 anni lo smartphone, quando scrivo il messaggio che mi va la T al posto della P, mi incavolo come una iena e dico lo scaramento. Senti Max, prima di chiudere con una domanda che noi usiamo sempre per chiudere le interviste con i nostri amici che insomma si rendono disponibili a intervenire nel nostro programma di intrattenimento pomeridiano, ce lo puoi fare un pezzettino di un qualcosa? Ah, lo faccio un saluto di Lodito, guarda, mi piace molto. Io Claudio Lodito, venivo da Lazio 10 anni fa, che stava male, in soli 10 anni ho ridotto a fine vita, un incremento al trend negativo del 100%, grande Giulio Cesare diceva veni, vidi, vici. Io Claudio Lodito, veni alla Lazio, vidi che c'erano molti debiti, vici, rimasi molto male, questa puttana di grazie. Senti, allora, aspetta, l'ultimissima. La nostra radio si chiama Radio Godot, Samuel Beckett, Waiting for Godot, e a noi piace chiudere per l'appunto domandando ai nostri ospiti chi o cosa sia il loro Godot. Tu aspetti il tuo Godot, che cos'è, chi è? Ma guardi, il mio Godot, io ho una sola cosa che aspetto, l'aspetto per me e per i miei cari, l'ottimismo. Molto, molto particolare come risposta, eh? Filosofico. Breve ma intensa. È l'unica speranza che abbiamo, ragazzi. Ricordate, se perdi l'ottimismo non ce la fai più a crescere e andare avanti. Nonché il profumo della vita. Che è il profumo Gianni, Gianni. Quella è un'altra cosa, Gianni! Come si fa a non essere ottimista? Max, ciao, a stasera. Ciao, Max, ciao. Grazie. Ciao. Io spazio. E io.